Grave incidente ad Re di Caluso questa sera, mercoledì 23 maggio, intorno alle 23. Un treno delle Ferrovie dello Stato si è scontrato con un mezzo pesante al passaggio Livello e tre vagoni sono deragliati. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, ambulanze di soccorso, carabinieri e polizia. I vigili del fuoco hanno liberato le persone rimaste incastrate nei vagoni. Il rimorchio del tir si è staccato ed è finito contro un'abitazione, illesi gli abitanti della casa. Coinvolto anche un mezzo di segnalazione del trasporto eccezionale che si trova davanti al tir e che è stato spinto contro il muro della casa cantoniera. In gravi condizioni il capotreno, due feriti gravi in codice rosso, deceduto un 61enne e 23 feriti in modo più lieve è il bilancio attuale. Abbiamo fatto l'incidente, no? Poi siamo tornati dove abbiamo fatto l'incidente, sì. Ricordo. Sto facendo niente. No, aspetta. Sì. Sì, sì, sì.